tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei libri e fumetti in uscita a novembre. Chiaramente non saranno tutti i titoli in uscita, ho cercato di selezionare quelli che per quanto riguarda il mio gusto personale ho trovato più interessanti. Inoltre c'è da dire che non sempre le case editrici annunciano con, diciamo, anticipo che cosa uscirà nel mese, quindi probabilmente mi sarà sfuggito qualcosa. Nonostante questo ci sono tantissimi titoli molto molto interessanti, quindi vi consiglio di prendere carta e penna. Prima di cominciare vi ricordo come al solito che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè attraverso Ko-fi, trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate tutti i miei link e codici sconto da affiliata attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale andrà a sostenermi. Grazie davvero di cuore. Partiamo subito con un libro già uscito il 2 di novembre, ovvero La confraternita delle streghe di Cass Morgan e Paige Daniel. Il prezzo di copertina è di 18,90€ e come suggerisce il titolo ci troviamo in una sorta di scuola in cui le ragazze, tutte bellissime, sono delle streghe. Scarlet Winter ha sempre saputo di essere una strega ed è determinata a diventare la presidentessa della confraternita, come prima di lei lo sono state sua madre e sua sorella. L'unico ostacolo è un terribile segreto del suo passato, che dovesse venire alla luce le farebbe perdere tutto. Sempre il 2 novembre è uscito Fusuke di Osamu Tezuka al prezzo di copertina di 18€. Fusuke è un uomo come tanti, lavora in una grande azienda nel cuore della Tokyo del boom economico ed è come tutti i suoi colleghi un colletto bianco senza particolari qualità. Sotto la sua incolore scorza da impiegato però Fusuke nasconde un groviglio di pulsioni innominabili e fantasie passionali che di tanto in tanto sono talmente incontrollabili da esplodere nel mondo reale. Non sono una grandissima conoscitrice di Osamu Tezuka, questo titolo però mi incuriosisce soprattutto per la satira sociale. Infatti vediamo per protagonista un impiegato a cavallo fra gli anni 60 e 70 in Giappone. Trovo molto interessante il contrasto fra l'apparire e l'essere e secondo me quest'opera potrebbe portarlo molto in risalto. Spostiamoci poi al 4 di novembre con La torcia di Marion Zimmer Bradley, prezzo di copertina 24€ ed è una rivisitazione, se non ho capito male, della guerra di Troia, quindi ambientazione antica Grecia. Adoro. Tutti conosciamo la storia della guerra di Troia. I protagonisti sono Achille, Ettore, Paride, Priamo, Aiace e Odisseo. Uomini che danno grandi prove di coraggio, che combattono per l'onore di uno di loro, per il potere, per difendere la propria città o per la rabbia di una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Ma forse la storia vera non è proprio come ce l'hanno raccontata. Molte donne l'hanno abitata e non erano solo prede da riscattare, ma regine, guerriere, sacerdotesse. Potenti e sagge, la loro voce si è indebolita nei secoli, soffocata dal clangore delle armi e dei gridi di guerra maschili. Eppure c'è una voce che deve essere ancora ascoltata, quella di Cassandra. Questo mi ricorda molto Cassandra, per l'appunto, di Krista Wolfe. Mi sembra di aver visto già qualche copia stampa in giro da qualche blogger su Instagram e sembra un libro bello corposo. Non so bene che cosa aspettarmi, a me affascinano molto le storie rivisitate o meno che hanno a che fare comunque con l'antica Grecia, con il mito, con l'epica, eccetera. Da queste premesse non sembra però nulla di nuovo, quindi attenderò io qualche recensione dei colleghi. Sempre il 4 di novembre per J-pop esce By J Alex, il box che chi è andato a Lucca probabilmente avrà già arraffato. Il cofanetto costa 19,80€. Se non sbaglio non è un manga ma un fumetto coreano e mi incuriosisce particolarmente per questo, in più credo ci siano delle pagine a colori ma non vorrei sbagliare. Solitario, timido e un po' frustrato, Dong-hyun ha un solo grande sfogo nella vita. Ogni sera alle 22 non perde una live del suo camboy del cuore, il By J Alex, un giovane che ama condividere con la rete l'immagine del suo stupendo corpo, ma non il volto, e racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Non è fra le mie priorità, ma non posso negare che mi intriga e mi incuriosisce parecchio, anche perché non ho letto tantissimi fumetti coreani. Altro fumetto in uscita il 4 di novembre è L'orecchio non dimentica di Takehito Morizumi. Prezzo 17€, sono 6 racconti delicati e poetici che rivelano un talento del manga.
per la prima volta tradotto fuori dal Giappone. Le storie di Morizumi Takehito parlano di viaggi in India e spaesamento, di infanzia e maturità, di relazioni di coppia che si accendono e si spengono attraverso il tempo e i ricordi, dei sogni di una bambina dotata di sconfinata immaginazione e passione per il disegno. Un libro che narra con toni intimi e profondi la danza dei sentimenti, le gioie e le delusioni e le piccole emozioni quotidiane che ognuno di noi vive, toccando il cuore dei lettori attraverso immagini cariche di forza ed espressività. Di nuovo non rientra fra le mie priorità e dalla trama in generale non mi ispira particolarmente. Sarei curiosa di conoscere questo autore, ma vedremo con il tempo. Brevemente, perché so che alcuni di voi hanno amato Il dominio del fuoco, il 4 di novembre uscirà Il cielo oltre la tempesta di Saba Tahir. In questo caso non sto a raccontarvi la trama perché, se non sbaglio, è il terzo volume di questa serie, o comunque è un seguito e quindi non avrebbe molto senso. Un libro invece che non vedo l'ora di arraffare, penso che il 9 di novembre sarò già lì col ditino sul sito del prestito digitale per poterlo leggere subito, è La donna che scriveva haiku e altre storie di Seicho Matsumoto, autore di cui ho letto tutto ciò che è stato pubblicato per ora qua in Italia. Viene pubblicato da Mondadori al prezzo di 13 euro. I protagonisti sono persone dalla vita apparentemente lontana dagli oscuri abissi del crimine. Un ricco commerciante, un attore di successo, un autore di romanzi appuntato, un impiegato di banca, un centralinista, eccetera, eccetera. Ma il destino ha preparato per ciascuno di loro un incontro fatale con la morte violenta, che li getterà in un vortice di emozioni nel quale non sarà facile mantenere la proverbiale calma nipponica. Pubblicati originariamente tra il 1959 e il 65, i racconti di questa raccolta sono densi di atmosfera e costruiti con trame ingegnose e lucidissime. Avendo già letto in passato diverse opere, come vi dicevo, di quest'autore, sono molto curiosa. Poi mi piace il genere crime, giallo, quindi vedremo un po'. Non si tratta di un romanzo, ma di un libro di cucine che però vi segnalo perché io seguo con molto piacere Carlotta di Cucina Botanica. L'11 novembre uscirà il suo nuovo libro, ovvero Vegetale Facile e Veloce. Probabilmente la seguite anche voi qua su YouTube o su Instagram, lei si occupa appunto di cucina vegetale, è vegana. Il suo primo libro Cucina Botanica a me era piaciuto particolarmente, contiene una prima parte, mi sembra di capire, anche in questo secondo libro introduttiva, con alcuni consigli per la spesa, per la dispensa, per scegliere in maniera stagionale i vari prodotti, la frutta, la verdura, eccetera. Il 16 di novembre uscirà poi una chicca per gli amanti di Agatha Christie, una collezione di racconti di Miss Marple, ovvero I delitti deliziosi. Il prezzo di copertina è di 25 euro e raccoglie appunto tutti i racconti che vedono come protagonista Miss Marple. Sempre il 16 di novembre uscirà anche Le vite dei santi, Grishaverse, di Lee Bardugo, una raccolta di storie che raccontano le vite, i martiri e i miracoli dei santi a voi più familiari. Una collezione resa ancora più preziosa dalle straordinarie tavole a colori che accompagnano ogni storia, quindi mi immagino una edizione illustrata. Secondo me è molto carino, soprattutto per chi ha amato la serie principale, Tenebre e Ossa. Non è una cosa imperdibile a livello di storia, a parer mio, ma appunto una chicca aggiuntiva per chi ama particolarmente questo mondo. Il prezzo di copertina è di 18,90 euro. Il 17 novembre ci sono poi due uscite secondo me molto interessanti di Iperborea. La prima è Cose spiegate bene, questioni di un certo genere, al prezzo di 19 euro. Un tempo fa era uscita una versione simile dedicata al mondo dei libri e dell'editoria. Si tratta di una raccolta, se non sbaglio, di approfondimenti, articoli, eccetera, riguardo ad un unico tema, in questo caso appunto il genere. L'altra uscita, 17 euro, invece Fiabe finlandesi. Io di questa raccolta di Iperborea ho già letto e amato Fiabe lapponi e Fiabe danesi. Ho bene o male tutte le fiabe in wishlist, perché soprattutto in questo periodo verso Natale, perché è finito Halloween, lo sappiamo tutti, stiamo già pensando al Natale, creano quell'atmosfera magica, un po' anche di ricordo di infanzia che io adoro. Il 23 novembre esce un titolo che mi incuriosisce particolarmente perché ho già letto e amato alcuni libri di questa autrice, ovvero La bugia di mezzanotte di Mary Rutkowski.
prezzo di copertina di 18 euro, nel mondo in cui vive Neil Rim, il crimine dilaga, nonostante la durezza con cui viene punito e i piaceri non esistono. O meglio, sono riservati all'alta stirpe. Per le persone di basso rango, gli abitanti del rione come Neil Rim, la vita è solo cupezza e castigo. È vietato anche soltanto assaggiare dolci o indossare abiti colorati. Due sono le scelte possibili: seguire le regole oppure pagare pegno e sopportare le conseguenze. E così Neil Rim ha imparato presto a tenere la testa china e a nascondere il pericoloso segreto che custodisce. Fino al giorno in cui incontra Sid, che giunge da lontano, le racconta che l'alta stirpe possiede una magia e la sprona a conquistare quello stesso potere per sé. Ma per farlo, Neil Rim deve abbandonare la sua vecchia vita e riporre tutta la sua fiducia in una persona sconosciuta che sembra chiedere più di tutto di non darle fiducia. Da questa trama devo dire che non sono particolarmente attratta, non mi sembra nulla di particolare o speciale o intrigante, però avendo già letto altro dell'autrice, come vi dicevo, sono molto curiosa. Si tratta poi, se non sbaglio, di un volume unico, quindi per me varrebbe la pena dargli un'opportunità. 25 novembre, grande ritorno in libreria di Zero Calcare, con niente di nuovo sul fronte di Re Bibbia, al prezzo di 18 euro. Si tratta di una raccolta di storie di Zero Calcare, tra le più serie della sua carriera, impreziosita da una storia inedita di quasi 100 pagine sull'ultimo anno della sua vita, quando si stava occupando della sua prima serie animata, che uscirà il 17 di novembre, se non lo sapete, su Netflix, e si chiama Strappare lungo i bordi. Un libro importante, solo apparentemente fatto di storie disgiunte che raccontano mirabilmente gli ultimi due anni dal punto di vista del fumettista di Re Bibbia. Si parla ad esempio della condizione dei carcerati, della pandemia, della cancel culture, insomma, se vi piace Zero Calcare sicuramente sarà già nella vostra wishlist. Io sono molto curiosa di scoprire questa storia e soprattutto di vedere anche la serie animata che ha fatto. Sempre il 25 novembre, al prezzo di 16 euro, uscirà per Fazzi Jonathan Strange e il signor Norrell di Susanna Clarke, che abbiamo già conosciuto non troppo tempo fa, sempre per questa casa editrice, con Piranesi. Nel bel mezzo delle guerre napoleoniche, la maggior parte degli accademici crede che la magia sia ormai completamente scomparsa in Inghilterra. Tutto cambia quando il timido, erudito signor Norrell rivela pubblicamente le sue abilità di mago, dando vita a un'ondata di entusiasmo che dilaga per tutto il paese e lo trasporta fino ai salotti dell'alta società di Londra, dove mette i suoi poteri al servizio dei politici e scende a patti con un gentiluomo proveniente da un regno fatato. Un altro mago emerge allora sulla scena, è il giovane audace Jonathan Strange, che prima diventa il discepolo del signor Norrell e poi ne mette in discussione tutte le teorie, attirato com'è dalle forme più pericolose e oscure della magia. Piranesi non mi aveva fatto impazzire, devo essere sincera, però sono molto curiosa di leggere questa nuova storia, anche perché recentemente ho letto Il Circo della Notte, che apparentemente non c'entra nulla, ma ha a che fare in realtà con i maghi e la magia. E non so, la trama leggermente mi sa di quel mondo, magia da gentiluomini, diciamo così. Faccio una piccola aggiunta perché nel momento esatto in cui ho terminato le riprese ho visto che Oscar Volta ha aggiornato le sue uscite del mese di novembre, quindi faccio questa piccola aggiunta. Il 2 di novembre era sfuggito ai miei radar Mexican Gothic di Silvia Moreno Garcia, che trovo interessante per la sua ambientazione messicana e dal titolo mi aspetto qualcosa di abbastanza cupo. Una magione isolata e maledetta, un gentiluomo carismatico ma inquietante e una donna coraggiosa decisa a svelare i loro segreti. Non un titolo che leggerei nell'immediato, vorrei aspettare qualche recensione per farmi bene un'idea, ma ne ho sentito parlare parecchio in maniera positiva, era un titolo molto atteso. Titolo invece che mi incuriosisce, che quasi quasi se trovo in prestito digitale potrei dargli una chance, è Sovrani delle Tenebre. Se non ho capito male, questo libro raccoglie i primi tre volumi del ciclo della Terra Piatta di Tanith Lee. Immaginazione, stile, erotismo tra personaggi divini, demoniaci o semplici mortali. Una mille e una notte, epica e fiabesca, capolavoro del fantasy d'avanguardia di fine Novecento. Questo paragone con Mille e una notte è molto interessante, la copertina poi è molto cupa, quindi vi aspetto forse qualcosa di inquietante,
Non so, per questo periodo lo trovo molto interessante. Questo libro è in uscita il 16 di novembre e ha un prezzo di copertina di 28 euro. Non vorrei sbagliarmi, ma vedere così la copertina sembra appartenere alla collana dei draghi. Così come in uscita il 30 di novembre la trilogia di Sarah J. Maas, ACOTAR, La corte di rose e spine, se non sbaglio. E sempre il 30 di novembre non sono riuscita a trovare informazioni in italiano di questo titolo, ma lo avevo già visto da qualche parte appunto in inglese, ovvero Lei che divenne il sole, Lei che diventò il sole di Shelley Parker Chan, un fantasy ambientato nel 1300 in Cina. Una storia di amore, guerra, tradimenti, insomma, sembra tra virgolette un classico fantasy, ma si differenzia secondo me per questa ambientazione. Viene definito epico, tragico, bellissimo, insomma, dalla stampa è stato accolto molto molto bene e quindi mi incuriosisce. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate delle uscite di novembre, penso che saranno probabilmente le più interessanti, da qui alla fine dell'anno. Secondo me ci sono delle belle chicche interessanti, io anche a questo giro ho allungato di non poco la mia wishlist, però sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate voi e soprattutto se c'è magari qualche titolo che non ho citato che sapete essere in uscita questo mese e che per voi è da non perdersi. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, che il video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!